Benvenuti ad una nuova puntata di Segnali di Vita da Marco Marzili e Francesca Panfili. Oggi a Segnali di Vita intervisteremo il noto giornalista e scrittore Giulietto Chiesa, corrispondente per molto tempo da Mosca per numerose testate giornalistiche ed esperto di politica internazionale, fondatore di MegaChip, Democrazia nella Comunicazione, e nel 2010 del Laboratorio Politico-Culturale Alternativa. Si è occupato negli ultimi anni di molti temi legati allo scenario politico nazionale e internazionale, al mondo della comunicazione e allo studio del fenomeno della globalizzazione, collaborando con esponenti di calibro internazionale come Mikhail Gorbachev. Oggi, in esclusiva per Segnali di Vita, Giulietto Chiesa ci parlerà della crisi ucraina che sta coinvolgendo questa nazione e mezza Europa e del panorama geopolitico internazionale. Diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, il giornalista e scrittore Giulietto Chiesa. Benvenuto qui a Segnali di Vita. Buongiorno. Vorremmo parlare con lei della gravissima crisi che sta coinvolgendo la nazione ucraina e di conseguenza l'intero scenario internazionale. Cosa sta accadendo in questo paese? Temo sull'orlo della guerra civile, perché le notizie di questo momento dicono che il Parlamento della Crimea ha deciso di indire, di anticipare il referendum al 16 di marzo, cioè anticipandolo rispetto alla prima decisione del 30, e di porre di fronte ai cittadini della Crimea la domanda: vogliamo aderire alla Federazione Russa? Che significa una svolta evidentemente radicale. La popolazione russa di Crimea non si sente più al sicuro dentro l'Ucraina del colpo di Stato che ha abbattuto il presidente Yanukovych, teme di dover subire la violenza che ha già furoreggiato nella piazza Maidan e decide di uscire. C'era naturalmente diverse altre opzioni, c'è l'opzione, la Crimea è attualmente una repubblica autonoma con uno statuto molto speciale all'interno della Repubblica di Ucraina. C'era la soluzione intermedia che qualcuno pensava, che era quella di dire: usciamo dall'Ucraina ma restiamo sovrani, cioè diventiamo una repubblica autonoma da tutti, cioè siamo uno stato indipendente. E invece, a quanto pare, la maggioranza assoluta del Parlamento di Crimea ha deciso di porre la questione dell'uscita dall'Ucraina e dell'ingresso come repubblica autonoma nella Russia. Questo provocherà una violentissima reazione non solo da parte di Kiev, ma da parte di tutte le potenze occidentali che proteggono l'attuale governo rivoluzionario, diciamo così, o controrivoluzionario della capitale ucraina. Quindi siamo molto vicini a eventi, temo, drammatici. Quindi diciamo che stiamo andando verso veramente nuovi scenari di guerra mondiale. Il problema è che dentro la Crimea, come molti non sanno sfortunatamente, dentro la Crimea c'è la base militare di Sebastopoli, la base militare russa di Sebastopoli, e lì sono, all'ancora sottomarini nucleari, sono all'ancora grandi navi armate di missili nucleari, che sono lì legittimamente perché c'è stato un accordo. Quando c'era l'Unione Sovietica, la base russa di Sebastopoli era una base storica dell'Unione Sovietica. Quando l'Unione Sovietica è andata in pezzi, la base è rimasta perché tra il nuovo governo, i nuovi governi che si sono succeduti in Ucraina e il governo russo, ci sono stati degli accordi, accordi consenzienti, consensuali, diciamo la parola giusta è consensuali, perché la base rimanesse lì per un certo numero di anni. L'ultimo accordo, se non vado errato, è stato rinnovato proprio dal presidente Yanukovych, a questo punto con un'Ucraina che entra nella NATO, perché di fatto se vince l'opzione di Kiev, cioè il governo rivoluzionario sostenuto dai fascisti, è chiaro che la base di Sebastopoli chiederanno immediatamente di smantellarla, di chiuderla, e questo significa che decine di migliaia di russi resteranno senza lavoro, dovranno andarsene. In poche parole, si tratta nettamente di una drammatica rivoluzione che trasformerà completamente l'Ucraina in un'altra cosa nella quale i russi non possono stare, perché questo nuovo governo che attualmente guida Kiev è un governo che si è dichiarato esplicitamente russofobo, antirusso, non neutrale, non amico, ma antirusso, e quindi siccome ci sono almeno
20 milioni o di russi o di russofoni in Ucraina, si può immaginare quale bomba esplosiva è stata accesa in un paese che fino all'altro ieri era un paese unitario. E su questo punto lei ha parlato appunto di Russia. Per quanto riguarda gli equilibri internazionali, cioè l'America, l'Europa, la Russia e di conseguenza anche gli altri alleati strategici di queste nazioni, come si stanno comportando rispetto alla crisi ucraina? Noi stiamo assistendo a una gravissima evoluzione degli eventi, in gran parte provocata proprio dai paesi occidentali, dagli Stati Uniti in primo luogo e dietro loro una parte degli europei, non tutta l'Europa per la verità, perché questa danza è stata iniziata non da tutti gli europei, ma dalla Germania, dalla Polonia, dalle Repubbliche Baltiche. Sono questi, come dire, i punti di provocazione più espliciti, non tutta l'Europa, dietro naturalmente la Gran Bretagna e la Francia, ma l'Italia praticamente non è stata consultata, la Grecia neppure, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Portogallo sono totalmente estranei a quello che sta accadendo e quindi non è l'Europa che agisce, ma è una parte dell'Europa, la più antirussa, che agisce in modo avventuristico. Quindi l'Occidente porta una gravissima responsabilità per quello che sta accadendo. Tutta questa crisi è stata aperta dall'Occidente, che ha voluto trascinare l'Ucraina sotto la sua orbita. Una operazione imperiale, detta in termini molto espliciti, un'operazione imperiale che non ha tenuto conto naturalmente del fatto che la Russia non può permettere, questo è il punto chiave, non può permettere che l'Ucraina passi sotto la NATO. Questa operazione passava soltanto, poteva essere concepibile soltanto in termini pacifici se l'Ucraina restava neutrale, ma è con tutta chiarezza evidente che l'obiettivo è quello di portare l'Ucraina nella NATO. L'Ucraina nella NATO significa la demolizione del sistema della sicurezza comune europea, che è stata definita nella conferenza di Parigi. Questa rottura significa che l'Europa guadagna posizioni strategiche e si porta nei pressi immediati della capitale russa con i suoi missili. Questo è inaccettabile per la Russia e questo spiega perché la Russia ha, questa è in parte la spiegazione della risposta di Putin, molto dura certamente, ma che si esprime e in termini di modificazione degli equilibri strategici, sia in termini di difesa della popolazione russa. In queste condizioni la popolazione russa non si può sentire sicura e io credo che abbiano perfettamente ragione a non sentirsi sicuri. E oltre al fattore difensivo appunto e all'equilibrio europeo-russo, quindi europeo-occidentale, dall'altra parte la Russia, quanto contano le risorse energetiche presenti in quella zona rispetto all'Europa e alle mire europee? Non ci sono tante richieste in Ucraina, c'è il carbone ma non è decisivo, l'Ucraina è prevalentemente un paese agricolo, quindi non è questo l'aspetto più importante della disputa, non è l'energia che è in Ucraina, è più torto il fatto che l'Ucraina sovietica, era stata il paese attraverso cui l'Unione Sovietica aveva fatto passare tutti i più importanti gasdotti e oleodotti che portavano petrolio e gas agli utilizzatori occidentali. Ora questo paese si è autonomizzato e si è trovato nelle mani il regalo degli gasdotti e degli oleodotti sovietici e questo regalo è diventato uno strumento di contrattazione e anche di ricatto, cioè se tu vuoi vendere del tuo gas agli europei deve passare attraverso il mio territorio e quindi devi pagare pedaggio, cosa che la Russia ha fatto, ma l'Ucraina ha continuato ad aumentare le pretese fino a che ripetutamente ci sono state crisi dovute al fatto che non la Russia non voleva vendere, ma l'Ucraina voleva lucrare, diciamo così, sulla vendita della Russia e quindi ci sono stati momenti anche di tensione. Ora la Russia si è costruita due vie d'uscita che bypassano l'Ucraina. Una si chiama Nord Stream e passa sotto la superficie del mare del Mar Baltico e quindi bypassa completamente sia le Repubbliche Baltiche che la Polonia e va direttamente sulle coste tedesche e questo è il Nord Stream. L'altro è il South Stream che passa attraverso il Mar Nero e va a finire in Bulgaria e da qui agli utilizzatori europei del Mediterraneo. La Russia però non può far passare tutto il suo combustibile, diciamo così, fossile attraverso questi due gasdotti che sono al massimo, allo stato attuale delle cose, coprono al massimo il 10% della produzione gasifera della Russia. Il resto passa attraverso l'Ucraina e qui c'è il grande tema.
chi è che ha il controllo di questi rubinetti. Io credo che l'Occidente voglia entrare direttamente in controllo di questi rubinetti e così costringere la Russia a obbedire alle richieste dell'Ucraina. Questo è, mi pare, il quadro. La Russia potrebbe vendere il suo gas sicuramente ai cinesi, che hanno un immenso bisogno di questa risorsa per una certa fase di anni, e potrebbe farlo, ma i gasdotti verso la Cina non sono ancora pronti e richiederanno 7, 8, 10 anni. Quindi questo mette la Russia in una posizione di grande difficoltà strategica. Negli ultimi anni siamo stati abituati a tipi di conflitti diversi rispetto a, diciamo, a tipologie di conflitti classici, le cosiddette guerre asimmetriche. Oggi lei pensa che siamo ritornati alle vecchie guerre del passato? Cioè quello che sta accadendo è una sorta di riedizione di equilibrio del terrore, o comunque di scontro tra due superpotenze? Devo proprio di sì. Questa differenza di altre guerre per interposta persona, sia dell'epoca della guerra fredda sia dopo la prima guerra, in cui la Russia e la NATO si trovano direttamente confrontate l'una contro l'altra, e qui siamo di fronte alle armi nucleari e siamo di fronte a interessi giganteschi strategici, quindi non si può scherzare. Io temo molto e ho visto molto che i paesi europei che sono al servizio di Washington hanno agito in modo irriflesso, totalmente irriflesso. Washington a sua volta è in una crisi gravissima, punta secondo me a distrarre il resto del mondo dei suoi problemi, trascinandoli e trasferendoli in Europa. Quindi ho l'impressione che noi abbiamo una situazione senza precedenti per gravità, almeno a partire dal 1962, quando ci fu la crisi dei missili di Cuba, che vide l'Unione Sovietica di Khrushchev e gli Stati Uniti di Kennedy a un passo dalla guerra mondiale. Temo che siamo di nuovo molto vicini alla guerra mondiale, temo purtroppo che siamo molto vicini, che significa che sarà una carneficina di proporzioni pressoché inimmaginabili. Che Dio ce la mandi buona. Cosa possiamo sperare, appunto, magari un appello da parte di qualcuno o una mobilitazione della società civile europea possono portare a qualcosa, oppure... Forse una mobilitazione della gente che chiedesse per esempio al governo italiano di esplicitamente ritrarsi da questa avventura. Bisogna che l'Ucraina sia rimessa in ordine, sia riportata a elezioni normali, che questi attuali governanti, che sono dei fascisti e dei nazisti, vengano imprigionati per i crimini che hanno commesso, si torni a votare e si stabilisca il principio che gli ucraini, tutti gli ucraini, russi, russofoni e non russofoni, cioè gli altri ucraini, siano messi in condizione di decidere pacificamente tra di loro. Bisogna che l'Europa si ritiri da questa avventura che porta alla guerra. Io considero che la responsabilità principale di quello che sta accadendo è dell'Occidente. La Russia qui non ha agito, ha agito semmai in ritardo difendendosi. La responsabilità è tutta occidentale, quindi occorre che noi si lavori in tutti i modi possibili per fermare questa Europa che sta diventando insostenibile e insopportabile, un centro di potere della troica che non ha più nulla di democratico e che vuole esportare la sua non democrazia anche in Ucraina. Per quanto riguarda, diciamo, il ruolo dell'informazione all'interno della guerra civile ucraina e come questa è stata vista all'esterno, quindi all'interno della compagine dei mass media italiani, europei, americani e russi, lei cosa può dirci al riguardo? Io posso dire soltanto che i mass media occidentali hanno svolto un ruolo vergognoso nel falsificare gli eventi, nel rovesciare il nero nel bianco, il bianco nel nero. Hanno fatto di tutto perché milioni e milioni di europei non sapessero nulla di ciò che stava accadendo, sia per ignoranza, perché molti giornalisti sono ignoranti come capre, sia perché molti giornalisti sono venduti ai padroni e non vogliono in nessun modo acconciarsi a dire la verità perché vogliono conservare il loro stipendio. Oggi ho saputo, poco fa, perché mi ha telefonato un amico, mi ha detto che Rai News 24, radio, televisione di Stato italiana, ha osato dire che coloro che accusano l'Occidente di avere finanziato i rivoltosi nazisti della piazza Maidan sono pagati da Mosca. Ora, io sono uno di quelli che dicono che l'Europa ha organizzato e finanziato Maidan. Lo faccio citando le fonti ufficiali americane. La signora
Victoria Nuland, vice assistente del Dipartimento di Stato degli americani, degli Stati Uniti d'America, ha dichiarato alla stampa, al press office di Washington, alla metà di dicembre, che gli Stati Uniti hanno investito 5 miliardi di dollari per dare all'Ucraina il destino che merita. Questa è la prova provata che gli Stati Uniti hanno svolto una gigantesca interferenza sugli affari interni dell'Ucraina, per dare all'Ucraina il destino che merita. E chi ha stabilito che gli Stati Uniti hanno il dovere e l'obbligo di dare agli ucraini il destino che meritano? Chi ha stabilito qual è il destino che merita l'Ucraina? Si deve decidere a Washington qual è questo destino. E noi abbiamo dei giornalisti italiani che non si vergognano di fare da megafono propagandistico a un'azione imperiale e omicida che viene organizzata direttamente da Washington. Questa è la situazione, per cui qui ci sono responsabilità molto chiare che vanno denunciate con la massima fermezza. E su questo noi la ringraziamo per aver risposto a tutte le nostre domande. Grazie. Bene, buon lavoro.